Ciao ragazzi, ben ritrovati sul canale, qui Cappello di Paglia. Allora, oggi ragazzi, video molto importante perché grazie a Konami oggi posso portarvi l'anteprima del nuovo set gold in uscita nelle prossime settimane. Ma detto questo, guardate come sbrilluno. Ma detto questo, andiamo subito a vedere il prodotto. Prima di tutto vorrei soffermarmi un secondo sul packaging, che è veramente ma veramente bello. Riprende molto lo stile delle vecchie civiltà azteche con tutti questi simboli. Ma detto questo, andiamo a vedere sul retro cosa dice e se c'è qualche spoiler di quello che potrebbe contenere. Allora, il dorato fornisce ancora più bellezza e stile con le nuove rare oro premium. Ogni carta oro premium presenta profili e bordi dorati, quindi probabilmente come l'anno scorso. In più, ogni confezione contiene 4 buste di oro massimo, con 7 carte ognuna, 2 rare oro premium e 5 carte con le lettere dorate. Quindi praticamente funziona come l'anno scorso. Ovviamente ragazzi, la Konami non me ne ha fornita una, ma ben 3. Quindi diciamo la possibilità di trovare roba interessante non è poca. Ma detto questo, andiamo subito ad aprirlo e vediamo la Konami cosa ci propone per questo set. Allora, apriamo, tiriamo fuori le 4 buste e andiamo subito con la prima. Allora, vediamo. Allora, le gold sono le ultime. Oh, finalmente hanno ristampato Altergeist. Abbiamo multi-impostore, poi tela meteorologica dell'arcobaleno, codificatore trasmittente, scherzi ragazzi birichini, ottimo, quindi hanno ristampato anche tutto il mazzo probabilmente. Red Raptor, falco finale, poi come prima gold, Tempest, la seconda, ok, rituale del caos Numeron, buono. Cavolo, non mi aspettavo Tempest, quindi probabilmente ci stanno tutti e quattro. Mamma mia, quanto mi piacerebbe trovare Redox, che è il mio preferito. Vediamo il secondo. Allora, abbiamo Psyframe Z, numero 9 Sfera Dyson, limite d'evocazione, ottima, Diva del Mare Profondo, Terra Dorata per sempre, visto che è il dorado, Terra Dorata, vabbè. Poi come prima gold, il Fantasma in Lutto, probabilmente hanno stampato all'interno di questo set anche l'artwork alternativo. Poi, adesso sarebbe il colmo trovarlo dietro, e Tanky, ok, bella come reprint, ci sta gold. Terzo pack. Mamma mia, tutta una scoperta su questo. Dai. Bello questo. I Cavalieri Fantasma, Spada Infranta. Ottimo. Sai, Struttura Pilota. Il Dorado, Adelantado. Poi abbiamo Ragazzi Birichini, Kirikiriki. Bellissimo. Poi abbiamo... Raie! Cavolo! Bellissima. Vediamo la seconda. Oh, Hatchet Squad! Finalmente! Mamma mia! La gente se l'aspettava sui teen, invece l'hanno messa all'interno della gold. Ma fantastica! Mamma mia! Bellissimo, bellissimo. Questa la tengo perché la gioco. Fantastico. Adesso sarebbe bello trovarne un altro in tre gold. Allora, abbiamo la Terreno Numeron. Poi... micro codificatore, dai, che sono gasatissimo. Il Firewall con l'artwork alternativo. È perché l'avevano stampato solo Ghost. Hanno fatto benissimo perché, diciamo, non gli dava giustizia. Poi abbiamo Ragazzi Birichini Lampasso. Tira codificatore trasmittente. Pachycefalosauro, bello. Molto carino, gold. E per concludere, Tempesta Numeron. Cazzo, niente male come primo box di gold. Vediamo adesso il secondo cosa ci propone. Speriamo un altro access code perché sarebbe top. Allora, andiamo subito. Veloci che sono curioso. Secondo giro. Dai, vediamo. Abbiamo la reprint di Viverna Frammento, molto bellina. Altergeist Conquery. Poi abbiamo Ragazzi Birichini Domestico. Eva! Dopo essere stata toccata la reprintano. Poi abbiamo... il Mirage! Molto bellino comune. Ci sta Pericolo Nies, ovviamente, quindi ci sarà anche Bigfoot e gli altri. Come ultima abbiamo Spettra Elisir del Risveglio Nero. Mamma mia. Sto set probabilmente nasconde qualche altra chicca molto interessante. Vediamo. Abbiamo Network Numero. I Cavalieri Fantasma dell'Antico Mantello. Ottima reprint. Poi abbiamo Spettra Elisir del Destino Bianco.
Fusione ingranaggio antico. Petralic, il pazzo signore dorato. E vediamo come Gold. Il Golden Lord? No, ma quanto è bello! No, raga, ma è fantastico. C'era scritto che c'erano degli artwork alternativi, ma non si sapeva ancora quale. Ma qua no, molto più bello dell'originale. Raga, spero che riuscite a vederlo bene, perché è veramente fighissimo l'artwork. E come ultima... Oh, l'ho detta! L'avevo ipotizzato ci fosse! Verte! Mamma mia! Dai, non ci credo, che fortuna! Mamma mia, bellissima, veramente bella. Ottimo pack. Oh, ragazzi, ste gold è una gioia dopo l'altra. Vediamo cosa mi dà il terzo. Allora, numero 9, numero 81, tela meteorologica riannuvolata, petrolisir del sanguinario scarlatto, poi linea interrotta, il tiranno finale superconduttore, gold, ok, e vediamo l'ultima. Trishula! Molto bellina, visto che tanto hanno fatto gli structure deck della barriera di ghiaccio, quest'anno ci sta. E vediamo l'ultimo pack. Dai, che sono curiosissimo. Dai, una bella gioia. Abbiamo Altergeist marionetta, spada infranta, numero 4, cancello Numeron, guardiano della terra dorata, ragazzi birichini miau miau mu. E vediamo come gold, Lina posseduta del famiglio. E come ultima, dimensione magica. Ok, carina. Ragazzi, questo è un ottimo prodotto da comprare, perché all'interno ci sono, come avete potuto vedere, delle ottime ristampe e anche delle bellissime carte con artwork alternativo. Anche se fino adesso ne abbiamo sbustata una sola. Sarebbe bellina sbustare Mascherena, ma staremo a vedere, dai. Allora, apriamo il primo. Abbiamo un'altra carta Altergeist, Setiquitario, poi abbiamo C1, un'altra Diva del Mare Profondo, Ragazzi Birichini, Roccia Spasso, Riccastro Goblin, ottima ristampa, Exodia il Proibito, cavolo, quindi ci saranno tutti i pezzi dentro. Lo sapevo! Me lo aspettavo, la giara della prodigalità! Mamma mia, finalmente la reprint gold. Oh, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Se ne trovo altre due qua dentro, ho sbancato. Dai. Lo sapevo. Abbiamo, allora, numero 81. Oracolo di Zefra. I Cavalieri Fantasma degli Stivali Silenti. Miao Miao Mu. Huaquero della Terra Dorata. Il Mago Nero con l'altro artwork. E come ultima, Unicorno con artwork alternativo. Ma è bellissima! No, ragazzi, è bellissima! È veramente bella, no, ragazzi. Quasi sono superati. Probabilmente allora potrebbe esserci anche con artwork alternativo anche la Fenice e Cerbero. Vediamo adesso, mamma. No, mamma mia. Che set questo? Abbiamo Arcidemone Drago Rosso, Rovente della Brutalità. Numero 3. Win, l'ammaliatrice del vento. Il Firewall con artwork normale. Poi abbiamo Drago Bianco, Viverna Esplosiva. Un'altra Raie. Ed Evol Zarlaggia. Ok, ottimo, visto che non aveva reprint recenti. E vediamo l'ultimo. Dai, che qua potrebbe esserci qualsiasi cosa. Allora, abbiamo Baby Cerasaurus, 6 struttura pilota. Mondo perduto, Eldorado adelantado, Ultima Yatzolk'in, ok, il drago bianco con artwork diciamo alternativo. E per concludere, Conquistatore della Terra Dorata. Ragazzi, wow. Non so cosa dire, diciamo che questo potrebbe essere un gran prodotto, anzi, forse uno dei prodotti migliori di quest'anno. Quindi ragazzi, fate voi. Consiglio spassionato? Compratelo. Io diciamo un acquistino di gold a
probabilmente me lo faccio. Ringrazio ovviamente e nuovamente Konami per avermi dato questa possibilità incredibile. E questo posso farlo perché ci siete voi che seguite il canale. Quindi ragazzi, statemi easy e noi ci rivediamo settimana prossima, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!